Bene, io desidero naturalmente ringraziarvi anche da parte di tutto il direttivo del Circolo Unione per la vostra presenza qui questa sera e diciamo che abbiamo accolto con estremo interesse la proposta di Sciortini Film Festival e quindi cerchiamo nel nostro piccolo quest'anno anche come Circolo Unione di collaborare. Prima però do la parola a Stefano, Jessica, ad Andrea perché esporranno sicuramente il loro progetto e poi io vi presenterò brevemente quello che intendiamo fare come circolo. Quindi cominciate con me. Allora, Sciortini è arrivato alla 7ª edizione e quest'anno ci tengo a dirlo con tante difficoltà sono riusciti a portare avanti questa avventura perché non vogliamo mollare. Come ormai saprete, è un festival internazionale di cortometraggi, ma non solo, è un calderone di cultura e quindi quest'anno, come ogni anno, saranno tanti nomi che dal mondo dell'arte, della fotografia, della letteratura saranno presenti durante il festival. Primis avremo un laboratorio condotto da Emilio Corti, che è un artista di calibro internazionale che per tutte le tre giornate, alle ore 19, avrà un laboratorio, un workshop gratuito, mostre di presentazioni di libri con insogne di Massimo Fazio, Puma e anche sarà sempre in questa serata. E poi la mostra di Andrea che si vedrà proprio in questo incantevole salone che il Circolo Unione ci ha messo a disposizione e vi ringraziamo da Valutazione 3/4 terzi di Restante di Sciortini. Questa è quella Intrasti? Sì. Intrasti, sì. Adesso ce ne parlerà poi Andrea in maniera più dettagliata. Buonasera, sono Stefano Cacciaguerra, direttore artistico di Sciortini Film Festival. Ringrazio la dottoressa Bruno e il Circolo Unione per la disponibilità che ci offrite, ormai siamo legati insomma, da un gemellaggio. Sciortini, giunta alla 7ª edizione, una 7ª edizione difficile, insomma, dettata da una crisi nel settore cinematografico, nel settore artistico e quindi ovviamente non siamo immuni da questa crisi. Festival che solitamente in questo periodo, in questi anni stanno chiudendo, noi teniamo botta e andiamo avanti, cercando però sempre di migliorarci. Sciortini quest'anno si può realizzare esclusivamente grazie al sostegno di sponsor privati. C'è il logo del comune perché il festival è patrocinato dal comune. Per noi è fondamentale che ci sia il logo del comune perché identifica il luogo dove si svolge il festival. Però diciamo la realizzazione fattiva che si può fare solamente attraverso un budget di non ve lo dico. Si può realizzare esclusivamente grazie agli sponsor privati. Questa è la mia ultima edizione da direttore artistico, dopodiché rimarrò all'interno del festival, però insomma mi occuperò di altre cose, quindi ci sarà un nuovo direttore artistico che parlerà a nome del festival. Quindi posso voglio arrivare a due conclusioni, diciamo, ecco. Sicuramente in questi 7 anni Sciortini è cresciuto anno dopo anno, è iniziato come rassegna, poi è diventata una competizione nazionale per diventare una competizione internazionale. Tantissimi film ci arrivano da tutto il mondo, più di 500 ogni edizione. Da tutto il mondo e quest'anno saranno presenti anche registi stranieri dal Canada, dall'Inghilterra, molto probabilmente da Israele, Russia. E per Augusta secondo me dovrebbe essere
un vanto questo festival. C'è stata una ragazza che ha fatto anche una tesi di laurea su Shortini, quindi una tesi, anche io ho fatto una tesi su Augusta, però sul polo industriale. Per la prima volta, secondo me, si parla di Augusta sotto un'altra veste. E quindi il lato positivo in questi 7 anni è che è cresciuto il festival e anche come numero di pubblico presente. Quello che non siamo riusciti in 7 anni è di avere un rapporto stretto, forte con chi amministra la cosa pubblica. Il comune crede in Shortini, ma ciò che dovrebbe fare, secondo noi, è spingerci a offrirci un servizio necessario. Cioè, quello che è mancato ad esempio quest'anno, negli anni passati no, però diciamo quello che è mancato quest'anno è proprio un apporto logistico, un dialogo. Cioè noi in 6 mesi, perché comunque sia, cerchiamo il rapporto con il comune, in 6 mesi siamo stati ricevuti per un totale di 15 minuti. E per noi è assurdo tutto questo. 15 minuti in 6 mesi è estremamente poco. Per lo più ricevuti davanti alla porta dello studio del sindaco. Noi crediamo che Shortini è un festival importante, non è l'unico evento che si svolge ad Augusta, però è tra i più importanti sicuramente, perché richiama persone da fuori, è un pubblico destinato alla cittadinanza di Augusta, ma quando c'è il festival arrivano persone da fuori, lasciando stare le persone straniere, però c'è un pubblico che viene da Lentini, da Catania, da Siracusa, e parlando con i commercianti della zona, principalmente chi fa ristorazione, ci dice e ci conferma che durante il festival c'è una crescita del loro introito. E quindi noi speriamo che la prossima amministrazione, insomma, ci tenga un po' più in considerazione. Noi, come le altre associazioni, come chi vuole organizzare un evento culturale d'Augusta. Detto questo qua, parlo del festival brevemente, quindi ci sarà, detto bene Jessica, la giuria è composta da Emilio Corti, un artista italiano ma conosciuto a livello internazionale, farà anche un workshop di pittura, nonché una mostra finale in piazza San Domenico. Credo che sia un'installazione che durerà qualche giorno, poi dobbiamo smantellare necessariamente perché sarà composta principalmente da carta. E vedremo anche se Emilio Corti vorrà donare quest'opera d'arte alla città di Augusta, spero di sì. Dopodiché in giuria ci sarà Tony Palazzo, che è un attore recitato in diversi film, tra cui Montalbano e altri. E anche regista di cortometraggi, ci sarà una retrospettiva dedicata a lui. E poi c'è Emanuele Milasi, che è direttore artistico del Pentatattico Film Festival con cui siamo gemellati. Questa è la giuria di quest'anno. Dopodiché avremo la mostra di Andrea Cimino, qui al Circolo Unione, avremo non mi ricordo più, presentazione di libri, Lumaia e Insonnia di Salvatore Massimo Fazio, poi ci sarà un incontro in cui verranno un incontro sui Beatles, sui 50 anni dalla nascita dei Beatles, si parlerà di musica, il rapporto tra musica e cinema. Tantissime proiezioni, competizione nazionale, competizione internazionale, Shortini Junior, come ogni anno. Shortini Junior, sapete cos'è? È una competizione dedicata ai giovani registi da 10 a 18 anni. Non c'è festival, a parte quelli noti, Giffoni, insomma, che dà visibilità ai giovani registi. E quindi noi vogliamo spingerli in questa direzione a fare cinema. E gli diamo visibilità. Detto questo qua, invito Andrea Cimino a parlare della mostra e ti ringrazio per aver accettato la nostra proposta di fare una mostra fotografica. Grazie, allora buonasera, sono Andrea Cimino, appassionato di fotografia più che fotografo. Contrasti è un racconto che si compone di 11 scatti. Sono 11 foto che danno il titolo alla mostra Contrasti, facendo leva su un gioco di parole,
che è intesa come contrasto, tecnica fotografica, quindi dove è forte il bianco e il nero, e contrasto invece nel senso siciliano del termine, come lotta, lite, perché si tratta di foto che ritraggono la Sicilia, ma più che altro le forze in lotta della natura che nel nostro territorio sono così forti. Si pensa ad esempio emblematica all'immagine della locandina che ritrae l'Etna, laddove terra, aria, acqua e fuoco sono enfatizzate. Si pensi lava, ghiaccio, neve, il tutto su un golfo, e quindi una sorta di lotta all'interno della natura che dà un equilibrio a quello che noi tutti vediamo. È quasi come un funambolo balinese, sembra fermo, ma questa staticità non è altro che un insieme di forze, quindi tutto è fermo ma tutto allo stesso tempo è in movimento. Manca l'elemento umano, in quanto non è assente. Più che altro la fotografia, come sappiamo, ritrae un'immagine e la ferma, quindi vediamo solo un istante. E quindi queste forze sembrano poi svanire nel nulla. E invece l'uomo è presente, perché questo movimento, poi fermato dalla macchina fotografica e quindi dall'occhio del fotografo, poi riprende vita nello spettatore e diventa un tutt'uno con la stessa foto. Dicevamo, sono 11 scatti che verranno ospitati all'interno del Salone di Rappresentanza, quindi qui al Circo Unione. Colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa, il direttivo e il Circo tutto, e allo stesso tempo per ringraziare Stefano e Jessica che hanno creduto in questo progetto. Ma ringrazio, prima che da artista, come concittadino, per quello che fanno da 7 anni qua per Augusta. Quindi allora va la microchiusura. Passo alla dottoressa e la ringrazio ancora. Bene, grazie. Complimenti naturalmente a questi nostri amici per quello che hanno fatto e continuano a fare. E noi non potevamo rinunciare a un boccone così ghiotto. Infatti, poiché sapevamo che il 2, 3, 4 agosto, non l'abbiamo ancora detto, ma appunto il festival si svolgerà in questi 3 giorni, ci sarà qui una moltitudine di persone, quindi non potevamo non ospitare qualcosa. Per cui abbiamo proposto di fare qualcosa ed è venuta fuori questa mostra fotografica, a cui si aggiungerà anche qualcos'altro, ci sarà una piccola sorpresa, perché verranno esposti anche dei quadri, dei dipinti di Laura Saccomanno, che conoscete tutti come Valente Artista, e due tra i suoi migliori allievi, Elena Laferra e Luciano Ferraguto, e naturalmente anche sul tema contrasti. Ecco, volevo solo sottolineare che la nostra collaborazione ha anche una duplice valenza. Da un lato, come ho già detto tante altre volte, continua l'attività del Circo Unione rivolta al territorio per tutto quello che abbiamo detto finora, poiché ad Augusta purtroppo nella totale assenza dell'amministrazione comunale soltanto i privati si muovono, quindi noi desideriamo continuare questa proposta anche alla cittadinanza, così come abbiamo fatto appena una decina di giorni fa a Brucoli, organizzando una serata teatrale con Anna Passanisi e Carmen Canarello in un posto meraviglioso che è appunto il Golfo Canale di Brucoli, il pontile Nautica Glen, che per quell'occasione si è trasformato in un perfetto scenario. Quindi questo da un lato, e dall'altro desideriamo, sempre come circolo, potenziare l'interesse verso le arti visive, e infatti desidero mettere a conoscenza del fatto che già da 2 anni, e qui c'è una scuola di pittura tenuta appunto da Laura Saccomanno, che ha abbastanza successo, e quindi desideriamo ancora continuare su questa strada. Invito appunto Elena Laferra, che è più artista di me, ad approfondire questo argomento. Beh, io facevo una riflessione, cioè no, abbiamo parlato delle carenze delle nostre amministrazioni comunali da sempre, forse non ricordo a memoria un'amministrazione augustana che si sia sensibilizzata su quello che sono le attività che danno nutrimento, che danno linfa vitale alle nostre vite, che spero che non siano semplicemente fatte di lavoro
E quindi quello che vorrei che venisse fuori è che qui c'è della gente che non, appunto, che oltre che cementificare o pensare al proprio cortiletto, vuole dialogare. Noi siamo un circolo privato, è vero, ma questo circolo ha delle aperture e vuole avere delle aperture attraverso le quali dialogare con tutto il resto della popolazione, che siano studenti, che siano persone di tutte le età. L'importante per noi è che ci sia questo scambio. Quindi l'apertura a Sciortini è cioè, è emblematica per noi. Quindi ci saranno, appunto, come dicevo, questa esposizione di quadri, e poi contiamo di tenere aperto qui è sempre la mostra ancora per qualche giorno, oltre il 2, 3 e 4, perché sicuramente qualche ritardatario è sempre bene accolto. Quindi dal momento che il salone è a completa disposizione, penso che la propria mostra si protrarrà al di là dei scettizi. Bene, io volevo aggiungere, collegandomi a quello che diceva Elena, secondo me non manca l'interesse da parte dell'amministrazione per gli eventi culturali. Ad esempio, il dottor Mino ha sempre mostrato interesse verso Sciortini, l'ha mostrato interesse anche la Fraternità. Quello che secondo me manca al Comune di Augusta, all'amministrazione del Comune di Augusta, è proprio la praticità tecnica di realizzare un evento. Cioè, per realizzare un evento necessita di alcune cose tecniche, la conoscenza tecnica. Quindi noi, per esempio, ora vi dico, noi stiamo facendo la conferenza stampa di un festival che non siamo sicuri che si svolgerà, perché noi sapremo quando si svolgerà il festival. Avete ridotto i giorni, tra l'altro, perché... Abbiamo ridotto i giorni per questioni di budget, di ristrettezza di budget, ma al di là di questo che stavo dicendo, non sappiamo ad oggi se il festival si svolgerà, perché lo sapremo venerdì mattina. Cioè, perché ufficialmente non ci sono perché non abbiamo ancora le permessi per l'occupazione del suolo pubblico e roba. Allora, diciamo le autorizzazioni, perché quest'anno. Sì, anche l'anno scorso, però diciamo, infatti ogni anno, quando parlo di inaffidabilità tecnica. Non hanno imparato niente dall'anno scorso. No, ma ogni anno poi ci sono novità, cose nuove che escono fuori. Per esempio, quest'anno serve il parere da parte della commissione comunale spettacolo. Perché c'è una commissione che è stata poi ricostituita, per fortuna, perché se non c'era non è questo proprio quando lo facevamo. Però è stata ricostituita, però si può riunire non prima di venerdì. Ok? Solo che la documentazione che serve per avere il parere favorevole da parte della commissione non lo sa nessuno. Cioè, l'interno, come nessuno sa che documenti servono. Allora chi lo sa cosa serve? Lo sanno i vigili del fuoco di Siracusa, che ho chiamato e che giustamente non mi hanno detto niente, perché loro si interfacciano solamente con il comune. Che non sanno che comunque sia, sentendosi, cioè i tecnici del comune sentendosi con i vigili del fuoco di Siracusa, malgrado questo qua, continuano a non capire di cosa serve. Diciamo che è una bella competenza comunale incompetente, allora possiamo dire. Così. No, ma per carità, io non voglio generalizzare, come ho detto prima, ci sono all'interno di... Non sono consulenti, cioè loro non accettano la collaborazione, perché loro sono i vigili, cioè i controllori, ma non i consulenti, quindi c'è questa incompatibilità. Mi sembra giusto. Sì, cioè, ma che non si riesca a trovare chi è la persona. Mi hanno fatto questo esempio qua via telefono, hanno detto: signor Cacciaguerra, è come se noi vigili del fuoco chiamiamo il comune di Augusta e chiediamo come si spegne un fuoco. È meglio di così, per rendere l'idea, non c'è. Quindi ovviamente il festival si svolgerà comunque, perché indipendentemente dal parere della commissione, se la commissione dà parere negativo,
il festival si farà senza sedie, quindi tutto giù per terra, all'inieri. Quindi chi vorrà seguire il festival si porterà una sedia là dietro. Il film era più difficile, ma ormai si faceva una volta. Si portava le sedie a casa. Allora, il comune ci darà 150 sedie, che non bastano per il festival. E quindi... Il brigante non avete trovato di quelle sedie? Sì, pagando, sì. Come sponsorizzazione? Dove prendere? Anche le sedie. Vabbè, insomma, ecco, se ci sono domande, no? Magari avete domande? Se qualcuno desidera approfondire. Comunque dobbiamo concludere dicendo che questa sarà l'unica animazione dell'estate augustana. E questo è anche da un lato gratificante per loro, ma desolante per il resto. Perché laddove vediamo che tutti i paesi, piccoli, medi e grandi, organizzano di tutto, specialmente in estate. Qui da noi c'è solo questo, noi che siamo un pensiero come commercianti non ci riusciamo. Però è un errore qua. Non è per una questione culturale o artistica, non è per quello. Perché un ritorno economico per la città c'è. Minimo, ma c'è minimo, relativamente, perché comunque riempiamo i B&B, c'è le attività di ristorazione che vedono Augusta, chi viene da fuori e magari non è mai stato Augusta, vede la città sotto un altro occhio. Insomma, voglio dire, il ritorno comunque sia, al di là dell'aspetto artistico, culturale, c'è per la città di Augusta. Per questo è un peccato, anzi loro dovrebbero... E poi noi non è che chiediamo l'impossibile al comune. Noi non è che siamo stupidi, che non sappiamo la situazione economica del comune di Augusta. Non abbiamo chiesto soldi alcuni, ho chiesto servizi a costo zero sono praticamente, quindi è la pulizia del luogo, lo spostamento del cassonetto, l'attacco della luce, della corrente, le sedie, abbiamo chiesto. Come aiutarci logisticamente proprio anche da questo punto di vista tecnico, cioè non abbiamo chiesto niente di impossibile. Basta, siamo finiti, in bocca al lupo, grazie, incrociamo le dita, ma sicuramente anche questo andrà bene come tutte le situazioni, quindi vi aspettiamo tutti ovviamente il 2, 3, 4 agosto. Grazie e buona serata.